volte mi sento come se fossi un mutante blu, a volte invece mi sento un mutante viola, ma eccomi qui, io sono verde. Puoi essere qualsiasi cosa tu voglia. Puoi essere blu oggi e viola domani, o entrambi nello stesso giorno. Ma poi mi sentirei di vivere una bugia. È molto coraggioso da parte tua condividere una sensazione così personale. Per caso c'è qualcun altro che ha preoccupazioni simili? Io le avevo, ma il bricolage mi ha aiutato ad essere più creativo e ora sto benissimo. Tutti amano il bricolage. Tutti a parte voi sapete chi. Già, voi sapete chi passa tutto il tempo a creare lance. È spaventoso e intimidatorio. Voi sapete chi mi fa sentire a disagio. Fa sentire tutti noi a disagio. Mutanti, vi prego. Capisco che Ferinx può essere problematico qualche volta. Io che problematico? Ha rivestito il salone di spine. Insegna ai piccoli mutanti a ringhiare e a soffiare. La mia zuppa è troppo calda. Che c'è? Il forum non serve a condividere i nostri problemi. A quanto pare il vostro stupidissimo forum dei sentimenti serve a parlare male di me alle mie spalle. Il forum dei sentimenti serve a discutere di tutto quello che ci può provocare fastidio. C'è qualcosa che vorresti condividere con noi, Ferinx? In effetti sì. Un tempo i mutanti erano uno sciame temibile. Ora siamo così impegnati a parlare di sentimenti da non riuscire a impedire a una Mulwurf di mangiarsi le vostre belle piante. Prima avrei potuto scacciare quel mostro, ma ora tentiamo solo di condurlo altrove, sperando che questo ci metta al sicuro. Io non mi sento al sicuro se lui è nei paraggi. Mi sentirei meglio se se ne andasse. Non posso farlo. Vogliamo che sia bandito! Ehi, ora la zuppa è fredda! Questi forum dei sentimenti sono fantastici! Gruppo, vi prego, ascoltate. Se ci interrompiamo a vicenda, non saremo in grado di rinforzarci a vicenda. Vorrei dire, ma va contro tutto quello che ho imparato come allieva di Twilight. Allora dilla, ti prego. Ecco, io credo che Ferinx sia una causa persa. Io sono per le seconde occasioni, perfino per le terze, però lui mi sembra decisamente cattivo. E Thorax ha dei doveri verso l'alveare, non solo con suo fratello. Se continua a difendere Ferinx, l'alveare potrebbe decidere di non volerlo più come leader. È vero, potrebbe essere costretto a cacciare Ferinx, ma non voglio essere io quella che lo dice a Thorax. No, nemmeno io, ma qualcuno probabilmente dovrebbe farlo. Io nomino te! Ti dobbiamo parlare di una cosa? Riguardo Ferinx, non è così? Può darsi. Sentite, lo so che è un tipo aggressivo, ma quando ero piccolo tutti i giovani mutanti volevano essere così. Tutti i giovani mutanti tranne me. E mi disprezzavano perché non volevo combattere. Guardate la piccola larva! Gioca con le sue bambole! Restate lontani da mio fratello! Ma Ferinx mi difendeva sempre.